una scuola con la palestra, una palestra grande, un piano giù con le aule, le classi, invece il piano di sopra con la biblioteca, la palestra e il laboratorio. La nuova scuola sorgerà nell'area dell'attuale scuola, ad oggi abbandonata in disuso per problemi strutturali. È stata progettata per 500 studenti suddivisi in 25 aule, ognuna da 25 studenti, e all'interno della scuola abbiamo anche un auditorium da 150 persone, una palestra interna in classe A1 e uno spazio esterno per lo sport, oltre a 5 laboratori standard e un laboratorio musica. Dalla nuova scuola mi aspetto degli ambienti didattici innovativi che favoriscano l'apprendimento di ciascun alunno. Con molte classi, con una palestra spaziosa e con una mensa grande. Spazi laboratoriali dove praticare attività artistiche, musicali, manipolative, che permette ai bambini di lavorare in modo più attivo, più partecipativo e quindi più coinvolgente. Sappiamo che con i fondi del PNRR ci sono delle opportunità importanti e queste opportunità permettono alla scuola di inventarsi e creare, strutturare una didattica innovativa. Sicuramente è una reazione entusiasta all'idea di una nuova scuola. A questi bambini e ai bambini del territorio glielo dobbiamo. La scuola non vuole essere solo un edificio scolastico, ma vuole essere un edificio per la collettività. La collettività entra nella scuola grazie a uno studio strategico degli ingressi che permette l'accesso alla palestra, indipendentemente dall'uso della scuola, all'auditorium, indipendentemente dall'uso della scuola, e nello stesso tempo anche a una biblioteca e a un laboratorio musicale. Stiamo creando una nuova scuola tecnologicamente molto avanzata che, diciamo, rappresenterà un fiore all'occhiello per la nostra comunità, per l'aggregazione e integrazione da parte di non solo degli studenti, ma anche per quanto riguarda l'intera comunità. Il PNRR ci viene incontro e ci aiuta finalmente a ridare dignità alla nostra comunità, al mondo della scuola e delle famiglie, credendo anche in un progetto altamente sostenibile dal punto di vista ambientale, inclusivo e che sia altamente all'avanguardia. Thank you.